perché questo libro è stato presentato, diciamo, in anteprima recentemente a Bagheria, al Circolo Giacomo Giardina di Bagheria. Ha avuto una bella introduzione, critica della professoressa Francesca Luzio, che ancora ringrazio, e fra l'altro in quell'occasione appunto abbiamo avuto modo di intrattenere e di presentare questo volume, che ha il suo battesimo, diciamo così, ufficiale qui a Palermo, in una sede anche prestigiosa come Palazzo Jung, che è l'attuale sede del Consiglio Provinciale, della Presidenza del Consiglio Provinciale. E ringrazio molto l'amico affettuoso dottore Marcello Tricoli, che arriverà nel corso della serata perché è impegnato nei suoi impegni istituzionali. Volevo dire che ci sono dei posti avanti e anche qualche posto dietro, così magari li mettiamo liberi e quindi potete accomodarvi. Dicevo che questo libro, Ultimo Scacco, è stato definito del nostro amico, il dottore, l'avvocato Giuseppe Alessi, è stato definito dal settimanale di Bagheria, che è uscito recentemente, il primo libro di un novello bufalino. Naturalmente adesso sentiremo questa presentazione, ma è stata, diciamo così, non è soltanto un riferimento cronologico a chi naturalmente inizia l'attività creativa narrativa, diciamo così, non più giovanissimo, per comprenderci. Tuttavia è chiaro che l'accostamento non è soltanto di tipo legato all'età, è anche un accostamento di qualità. E io ho chiamato e mi sono permesso di chiamare per questo battesimo, diciamo, ulteriore, un personaggio della nostra Palermo che molti di voi conoscete assai bene, praticamente tutti voi, e che oltre ad essere un amico e anche un prestigioso autore della mia casa editrice, è un intellettuale, come si suol dire, a tutto tondo, è un intellettuale dai molteplici interessi e che onora la nostra Sicilia oltre che Palermo, perché Nino Aquila ha votato la sua vita, direi, al bello, alla qualità della cultura, anche alla sua professione medica, ma soprattutto direi a questa umanità profonda che lo fa essere di multiforme ingegno veramente. E quindi l'accostamento fra due personalità, naturalmente uno che ha una lunga percorrenza culturale, quanti libri legati alla nostra storia, libri legati soprattutto alla sua grande passione, che è più di una passione, è una, direi, il perno della scientifica sua ricerca, che è la filateria, la prefilateria, dove è maestro a livello internazionale, riconosciuto e premiato e citatissimo nelle assemblee, diciamo, filateliche mondiali. Nino Aquila è narratore, Nino Aquila è poeta, Nino Aquila è ricercatore. Nino Aquila, insomma, è anche il direttore del Museo della Storia del Risorgimento, è un uomo, cioè, che ha impegna la sua vita proprio alla ricerca di quella humanitas profonda che probabilmente abbiamo smarrito. E quindi riprendere il filo, ecco, volere idealmente collegare queste due figure, un autor giovane, naturalmente giovane nel senso di primo libro, non d'età, ma giovane perché esordisce coraggiosamente, che naturalmente un libro di esordio è sempre, e lo dico al mio amico Nino Aquila, un libro di esordio che ormai ha esordi lontanissimi, eppure è sempre un'avventura, come verrà preso, presentato, criticato. E quindi c'è sempre una verifica sulle cose, verifica sulla scrittura e soprattutto un andamento che viene a essere duplice: da un lato il lettore che si confronta direttamente col testo e dall'altro chi poi lo presenta criticamente, da chi poi evidentemente interviene sui temi che l'autore pone, che sono molteplici, come vedremo, a cominciare naturalmente dal titolo, e che evoca non solo una passione, ma direi anche, e per certi versi, la ragione stessa intorno a cui si muove tutta la vicenda e anche e soprattutto, direi, la metafora complessiva del volume. Tra l'altro il volume è stato, in modo straordinario,
direi presentato in copertina con questa bellissima immagine di Gabriella la Lumia che è con me, naturalmente, poi anche moglie, come tutti sapete, di Giuseppe, ma che è una straordinaria artista ed è un'immagine veramente, veramente ricercata. Fra l'altro ci abbiamo messo anche del tempo, lei ci ha messo del tempo, ha voluto, diciamo, il suo tempo, è vero Giuseppe, per poter partorire questa bella copertina, è perché con le belle cose hanno bisogno di tempo. Tra l'altro vorrei dire che ai due amici mi legano tantissimi anni di antica amicizia, qui vedo anche tuo fratello che è stato, diciamo, un dirigente di azienda editoriale quando ero poco più che i calzoni lunghi da poco, insomma, e stampavo anche in quella tipografia, quindi c'è un legame ultra trentennale di amicizia. Questo voglio dirlo perché poi i fili della vita, ma anche i fili della cultura, si riallacciano attorno all'arte, in questo caso alla scrittura, e sono cose belle che danno anche la consolazione accanto a questo straordinario pubblico che appunto ringrazio, per dimostrare anche affetto e qualificazione. Poi dirà Gabriella del valore anche etico che abbiamo voluto dare a questa iniziativa, che non è un'iniziativa di lucro assolutamente, né per me né per loro, e tutto quello che sarà, diciamo, destinato, poi lo dirà Gabriella, appunto ha un valore altamente simbolico. Quindi ringraziandovi io passo subito appunto la parola a Nino Aquila per questo ulteriore contributo. Poi potrete vedere anche in internet e anche attraverso i giornali come questo libro già sta camminando, ci sono delle belle cose che troverete, già critiche, recensioni che trovate nei vari siti, che sono spesso anche siti di riviste letterarie. E questo per dirvi che già il libro, appena uscito da poco, comunque già comincia ad avere un suo radicamento. Grazie molte per la vostra presenza e la parola a Nino Aquila. Buonasera, consentitemi in primo luogo di ringraziare Tommaso Romano per le sue parole che vanno al di là dei miei meriti sicuramente. In realtà se ha scelto me per presentare questo libro lo ha fatto soltanto perché mi conosce profondamente e sa che io ho avuto sempre una grande attenzione per i giovani e pertanto un libro scritto da un giovane scrittore palermitano non poteva lasciarmi indifferente. E sono molto onorato anche di avere qui di fronte a me un pubblico che si compone anche di molti miei amici di vecchia data, perché io sono un vecchio giovane, un vecchio che si dedica ancora, nonostante i suoi 85 anni, all'attività professionale e a tutte quelle attività che possono dare ricchezza interiore. E allora parliamo di Ultimo Scacco. Già il titolo definisce in qualche modo l'ambito in cui il narratore, Giuseppe Alessi, avvocato, ha posto il protagonista del libro. E devo confessare, io non gioco a scacchi. Da ragazzo mi avvicinai alla scacchiera, ai pezzi, il re, la regina, gli alfieri, le torri, i cavalli, i pedoni, ma chi lo sa perché, forse perché il mio maestro non era adeguatamente propenso a trasmettermi le sue conoscenze, ma forse anche, e ritengo che questa sia la vera ragione, io non avevo le doti per diventare un buono scacchista, io nonno entrai nel mondo degli scacchi, un mondo che mi era stato assolutamente estraneo, anche se un mio mondo sono riuscito a crearlo attorno
attorno a me. Due mondi diversi. Nel libro io ho trovato una citazione che mi pare molto opportuno leggere, ed è la citazione di una affermazione di uno dei più grandi scacchisti del mondo, che dice, scusate, che dice testualmente, avevo dimenticato di mettere, è Kasparov, campione del mondo, lo conosciamo tutti forse di nome perché il suo nome ha circolato tanto per i media e quindi tutti sappiamo che è esistito questo grande campione. Il gioco degli scacchi è lo sport più violento che esista. E lo afferma uno che di scacchi se ne intende. Potrebbe essere anche la mia mitezza di carattere a non avere affrontato il gioco degli scacchi, perché io non amo litigare, non amo combattere. Vorrei meglio specificare questo concetto. Ho combattuto tutta la vita affrontandola con coraggio, ma per gioco non amo combattere. Ho preso parte alla vicenda dell'ultima guerra, so che significhi combattere, molti dei combattimenti che ci sono stati in quella circostanza direttamente o indirettamente mi hanno investito in maniera dolorosa e forse questo mi ha indotto a un atteggiamento mite e può darsi che ciò mi abbia un poco allontanato dal gioco degli scacchi. Ma a parte questa considerazione che io ho fatto appena ricevuto il libro e leggo il titolo Ultimo scacco, un'altra considerazione devo fare. Ed è una considerazione che può da taluno essere interpretata forse, non dico malevolmente, ma con poca simpatia nei miei riguardi. Io, in qualche modo, e con una posizione assolutamente settoriale, mi ritengo razzista. Voglio chiarire subito. Perché e come? Avevo detto che amo molto la vita e che l'ho affrontata con pienezza di interventi in tanti settori. Non riesco a capire, a stimare coloro i quali, essendo in pieno possesso delle proprie capacità intellettuali, prendano la decisione di rinunziare alla vita. Mi riferisco ai giovani che cercano nei cosiddetti paradisi artificiali il mezzo per non assumere responsabilità. I drogati, gli alcolisti. C'è molta differenza fra gli uni e gli altri, ma entrambi entrano in tale categoria. Categoria a parte che non induce a rinunziare ad affrontare la vita è quella dei fumatori. È una dipendenza pure quella, ma i fumatori la vita l'affrontano. Ora, quando letta la prima pagina del libro di Giuseppe Alessi, io mi sono trovato di fronte
a un alcolizzato, ho avuto la voglia di chiudere il TV e non parlarne più. Ma non avevo fatto i conti con l'autore, il quale mi apre, tramite il protagonista, un mondo tutto particolare. Un mondo, sì, deteriorato per il suo abbandono, un mondo ridotto in pessime condizioni, ma è la casa di un personaggio che ama il bello, che si circonda di oggetti d'arte, di quadri, impolverati per quanto si voglia, malmessi, ma c'è il sentimento dell'arte che è alla base delle scelte del protagonista. E allora io comincio a dimenticare che quel personaggio, se non beve sin dalle prime ore del mattino, non riesce ad affrontare la vita. Comincio a dimenticarlo e mi trovo al suo fianco per godere di quello di cui si è circondato, almeno fino a quando le condizioni del suo spirito e del suo fisico glielo hanno consentito. Tutto questo è narrato in una forma straordinariamente accattivante, piana, che induce il lettore ad affrontare pagina dopo pagina e, completata la lettura di un capitolo, ad affrontare il successivo. È la tecnica dei veri scrittori, quella di indurre a cercare il perché delle cose nelle pagine che ancora sono da leggere. E Giuseppe Alessi è sicuramente uno scrittore. Mi si dice che ha un altro libro in un cassetto e io spero che prima o poi mi sia possibile leggerlo. Ma la lettura di Ultimo Scacco dà la possibilità di vedere come Alessi abbia la capacità di avvincere con la propria prosa. Vorrei darvene un saggio. Intanto Alessi assimila scacchisti e filosofi e ne dà una definizione che è appunto quella che mi accingo a leggere. Perché filosofi e giocatori di scacchi sono accomunati da una inusuale forma mentis che li rende strambi, solitari e nulla facenti. Li lega un filo intricato fatto di strategie e tatticismi, delizia degli scacchisti, e di discorsi sapienziali, sofismi, sottigliezze affilate dove sguazzano felici i filosofi. Entrambi, coi loro metodi e i loro artifici, mirano a confonderti, ridicolizzare le tue certezze, metterti nel sacco. Naturalmente di gran lunga più perniciosi sono i filosofi. Sembrano innocui, perduti con la testa fra le nuvole, invece pericolosissimi sono, capacissimi di sovvertire istituzioni, stati, nazioni, accendere rivoluzioni epocali e sempre senza apparire, maschivi, nell'ombra, vivendo nascosti. Ora loro possono vedere di già da questa prima citazione come la prosa discorsiva di Alessi abbia dei contenuti di non poco conto.
che fanno riflettere e che fanno avvertire la presenza di uno scrittore molto fine che si propone non solo di narrare una vicenda, ma di fare considerazioni che possono assumere valori esemplificativi. Io non voglio, e non è mia abitudine, fare raffronti fra un autore ed un altro. Si è parlato di Bufalino, si potrebbe parlare di tanti altri, ma io ho rispetto assoluto di ogni scrittore per quello che riesce ad esprimere con la propria prosa, con l'esposizione dei propri punti di vista. E quindi non dirò mai, mi sembra di avere dei punti di riferimento in questo o in quell'altro scrittore. Alessi è Alessi, e basta così. La sua prosa è densa di ricchezza formale e di contenuti, ma è ricca anche di descrizione dei luoghi, della possibilità di porre il personaggio in un determinato posto e, dopo averlo spostato da quello ad un altro, saper descrivere l'ambiente differente che influisce in qualche modo sul personaggio stesso. Io vorrei anche dire che c'è una forte componente di umorismo nel testo di Alessi e c'è una forte componente, in pari tempo, di studio psicoanalitico. Ma appunto in tema di umorismo mi piace leggere un passo che non solo mi ha indotto al sorriso, ma mi ha portato quasi alla risata. E prima di leggerlo, però, voglio dirvi che sarà mia cura, nel leggere i vari passi, di non rivelare la trama del libro. Il libro va letto senza che si sappia da parte del lettore quale sarà lo sviluppo della trama. E pertanto io invito i presenti a farlo con quello stesso atteggiamento che prima a me sembrava addirittura di ripulsa e che poi è stato invece di assoluto e totale coinvolgimento. Ma per sottolineare le doti di umorismo di Alessi non posso fare a meno di leggere questo frammento di pagina. Non apriva quella porta da un sacco di anni e la chiave stentava a sgranare gli intoppi della ruggine. Girando e rigirando la chiave, strattonando la maniglia, finalmente riuscì ad aprirsi, ad aprire ed arretrò sbigottito. Materassi, guanciali, tessuti ingialliti, sgabelli tarlati, utensili vari ammassati gli uni sugli altri arrivavano sino al soffitto e nauseante si sprigionava un tanfo di muffa e di umido. Tutto quanto era puntellato da una scala che vi poggiava sopra come un argine che impedisse la caduta dell'insieme. Ma proprio la scala doveva essere portata nel salone per appendere il quadro. Doveva perciò essere sostituita. Ma con che cosa? Il suo sguardo si posò su una canna lunga e robusta. Sarebbe stata sufficiente alla bisogna. Domenico, che stava attraversando un momento di ottimismo, decise che sì. Per maggiore cautela avrebbe poggiata la canna sulla spalliera di una sedia e bloccata quest'ultima sulla parete
coadiuvata in tal modo, avrebbe sicuramente retto. Eseguì il piano e quando ebbe finito guardò in alto. Ci fu un leggero ondeggiare, ma il temuto crollo non avvenne. Perfetto, reggeva. Ora doveva trovare la cassetta degli arnesi che, come immaginava, si trovava a terra fra le gambe di un tavolinetto. Domenico si chinò, la prese, tirò prima delicatamente, poi con forza che la cassetta si era incastrata e non voleva districarsi. I movimenti scoordinati lo costrinsero a tirare un calcio all'indietro. Il tallone colpì la sedia che puntava la canna, la sedia si inchinò da un lato, la canna dell'altro e in un attimo Domenico fu travolto da materassi, guanciali, tappeti, seggioli e cose varie. Il dottore Balmonte giaceva schiacciato dalla valanga, la testa fra le gambe di una sedia, la fronte pressata dalla cassetta degli arnesi, le giunture delle ginocchia bloccata da un tavolinetto tarlato ma ancora abbastanza pesante. Sono morto, disse. Credo che questa è la chiave per capire l'abilità dello scrittore, che parla di cose serie, ma che a un determinato momento è capace di alleggerire il testo con una pagina così graziosa, consentitemi di usare proprio questo termine, graziosa, che susciti umorismo. Ma non sono soltanto coteste connotazioni che mi hanno impressionato e che mi hanno indotto a rileggere più volte il libro cercandone tutti i dettagli che sono numerosissimi. Per esempio, Alessi parla prima di Palermo e senza entrare troppo nelle descrizioni dei luoghi riesce ad evocare le atmosfere che sono caratteristiche della nostra città. Ma poi, e qui è un momento in cui volutamente e non per stanchezza della scrittura il ritmo di narrazione cede, si allenta un pochino a metà del libro, quando il protagonista da Palermo si trasferisce in campagna. È una voluta diminuzione della forza narrativa che fino a quel momento mi aveva interessato. Perché? Perché si trasferisce in campagna un uomo che aveva vissuto sempre in città, che era stato chiuso quasi esclusivamente in una delle stanze della sua grande casa e che respira l'aria pura. E qui l'autore riesce con grande abilità, pur in questo rallentamento del ritmo narrativo, a dare la descrizione di un mondo affascinante. E così come aveva fatto con gli scacchi, descrivendone dettagliatamente le qualità che questo gioco o sport, come lo chiamava Kasparov, detiene, descrive il mondo agreste, con toni bucolici, con personaggi che hanno vissuto da sempre in quegli ambienti e che sono assolutamente diversi da lui. E quindi il raffronto mette ancora meglio in evidenza le qualità umane, positive o negative che siano state, del protagonista. Però, se è vero quello che ho detto fino adesso, poi il ritmo riprende. Riprende in pieno e abbiamo la possibilità di vedere
come lo scrittore e per esso il protagonista siano dominati assolutamente dall'idea del gioco degli scacchi. Io vorrei leggere ancora un altro brano. Vorrei leggere un altro brano perché è interessante una definizione che Alessi assume a proposito di questo gioco che dominerà fino all'ultima pagina, fino alla conclusione. Una conclusione assolutamente non prevista e quindi anche questa espressione di una capacità narrativa notevole perché spiazza il lettore. Intanto parla di un sogno, quindi componente di tipo psicanalistico. Alekhine è stato un grande studioso degli scacchi e il protagonista, che è stato uno studioso delle sue teorie, a un certo punto fa un sogno e sogna proprio Alekhine. Improvvisamente Alekhine e la scacchiera scomparvero. Al loro posto si eresse un cavallo gigantesco, nero come l'ebano, la criniera agitata da un vento violento, gli occhi verdeggianti, la bava schiumeggiante sul morso che nitriva, rampava le zampe innalzate a coprire il cielo e ricadeva col frastuono del tuono sul selciato, facendone sprizzare scintille e di nuovo con assordanti nitriti ad agitare zampe e criniera, a percuotere il selciato, a girare tutt'intorno forsennato come trattenuto da una fune invisibile. Credo che sia proprio un quadro che balza ai nostri occhi come un quadro di vita e non di sogno. Ma Alessi dà anche un contraltare a questa interpretazione psicanalitica, quindi di un sogno, quando conclude a un certo punto dicendo: una follia. Ma gli scacchi non sono forse, nell'incontenibile, esasperata ricerca della mossa assoluta, essi stessi una follia? Un grande giocatore, di cui Domenico non ricordava il nome, aveva detto: gli scacchi sono di tale lucida razionalità da sconfinare in lucida follia. E non era una definizione tornita, costruita ad effetto, bensì provata dall'esperienza che quello stesso giocatore aveva sofferto. Ho letto solo 4 brani di questo bel libro, di questo bel romanzo. Perché un conto è parlare di libro, un conto è parlare di romanzo. Il romanzo è costituito da una prosa che deve essere elegante, deve essere essenziale, deve essere coinvolgente. Tutte doti che l'ultimo scacco possiede e che dimostrano la capacità assolutamente valida di uno scrittore che ha scritto poco, ma che dimostra, pur essendo avanti negli anni, pur essendo un avvocato affermato, di essere uno degli scrittori siciliani che meritano di essere letto. Grazie. Un intervento come sempre magistrale, quello di Nino Aquila, che ci ha dato le coordinate senza svelare, come del resto egli usa fare, diciamo, e come non faremo sicuramente stasera. Fra l'altro sono molto contento di vedere fra tanto pubblico anche chi ha presentato, l'abbiamo detto all'inizio, lei non c'era,
il libro a Bagheria e c'è la professoressa Luzio, che appunto in questo mosaico anche interpretativo, potete leggerlo appunto il suo intervento anche su internet, ha dato la professoressa Luzio, Francesca Luzio, una chiave di lettura ulteriore, importante. Questo per dirvi come, vero, ricordiamo Bagheria, questo per dirvi come questo romanzo nell'accezione piena suscita e può suscitare nel lettore tutta una serie di riflessioni ulteriori, come del resto ha fatto Nino Aquila, che vanno oltre la trama, fra virgolette, vanno oltre gli avvenimenti. Tuttavia, così per dare qualche altro elemento di valutazione personale, devo dire di questo libro, in cui l'ho detto a Bagheria e io continuo a dirlo stasera, io credo molto e sono molto, io non parlo mai con i miei autori che invito, dico soltanto: ti piace il libro, cioè sei disposto a presentarlo, e aspetto una risposta, non faccio come qualcuno che si prenota a prescindere, perché il libro deve essere presentato anche con spirito critico naturalmente, ma partecipando o meno, e quindi se è il caso non partecipando alla stessa presentazione, quello che è avvenuto per Nino Aquila. Quindi questa chiave di lettura è assai importante. Naturalmente potremmo, dovremmo trovarne, e ne troviamo come in tutti i libri di qualità, tutta una serie di altre che possono essere correlate a quella di Aquila. Per esempio, ma già lui l'ha detto, il valore degli scacchi come esemplarità, direi come metafora per molti versi, ma anche come metamorfosi. Ecco, l'elemento ulteriore di questo passaggio, ritorno, e che poi è passaggio, ritorno, redenzione, morte, nella, diciamo, dimensione quasi ancestrale, direi, se ricordate un po' la filosofia greca dell'inizio, nei tempi estremi, nei cicli, diciamo, vitali, e anche nei cicli redentivi, c'è questo passaggio fra uno stato e l'altro. C'è il passaggio di Montemaggiore, delle campagne di Alia, il passaggio Lercara, che poi viene, questi luoghi che sono citati non a caso, che hanno anche connotazioni, penso a quella bella pagina dedicata al circolo di Lercara, ma penso soprattutto appunto a queste due fasi, che hanno sì andamenti diversi, ha perfettamente ragione e Nino Aquila, io concordo, ma hanno anche, come dire, una sorta di premonizione davanti al lettore stesso, il quale lettore poi farà come sempre, a prescindere dalle cose che diciamo noi stasera, ma sicuramente anche a prescindere dalle cose che l'autore vuole o non vuole dire, perché il libro è un'altra possibilità. Quando noi leggiamo un libro vediamo e camminiamo su un'altra dimensione, non solo stando accanto all'autore ovviamente, ma ricreando accanto all'autore un'altra sorta di, diciamo, interpretazione di fatti, avvenimenti, soprattutto di sensazioni. E allora questo mondo, per esempio, un po' la città, la campagna, la città, il dramma, la redenzione, che poi sono i temi della letteratura, possibile, impossibile, la dipendenza e la libertà, la ritrovata o possibile visione di sentimenti primigenei, appunto, e dall'altro anche temi che sono di grande attualità, penso all'usura, un tema di straordinaria attualità, vecchio quanto il mondo, ma tuttavia con una ampiezza di riferimenti che poi sono anche nella nostra vita comune. Insomma, anche la nuova iniziazione che prende il nostro personaggio, il nostro Domenico Balmonte, nella dimensione ulteriore alla città, un'iniziazione alla terra, lo dicevi bene, quella vita agreste che poi diventa anche quasi un tentativo appunto di rinascenza, imparare quasi a fare il contadino, imparare a rimettersi in discussione, a ricapitolare il mondo, a rifare per certi versi, attraverso anche personaggi semplici eppure essenziali che lo circondano in quel luogo, ciò che invece magari tanto essenziale e tanto vero non è in altri. E tuttavia questi scacchi,
Questi scacchi che sono senza bisogno di fare tanta retorica e tanta demagogia, perché lo sappiamo bene, ma sono anche, direi emblematicamente, ciò che in copertina noi vediamo, cioè lo scacco, gli scacchi, le figure, diciamo, che attorniano la scacchiera, sono anche le figure in cui noi possiamo immergerci, sono anche, diciamo così, le personizzazioni di nostri stati di avanzamento, di arretramento, di conquista, appunto di scacchi e di vittoria, fino all'ultimo, che poi può essere o meno la sconfitta definitiva o la vittoria definitiva, ma tuttavia legata, tra virgolette, a un gioco, in realtà a un gioco, per modo di dire, perché quello non è tanto un gioco quanto, direi, quasi una, non solo scommessa dell'intelligenza, ma anche e forse soprattutto un cammino di tipo esistenziale. Quindi queste cose, quando tu dicevi, Nino, il senso della battaglia, beh, il senso della battaglia che riproduce per molti versi la vita e riproduce per molti versi ciò che siamo anche nel nostro quotidiano andare. Quindi un libro che si legge, come vediamo, anche sotto forma simbolica, cioè al di là dei passaggi, noi possiamo, dei passaggi narrativi, che come magistralmente ha detto, anche esemplato in modo assai convincente dalle pagine, dalle citazioni che ha letto Nino Aquila, appunto ci fa intravedere qualche cosa. Moralista questo libro? Certamente non è un libro moralista, nel senso che non ha né, fortunatamente devo dire, il diciamo valore pedagogico che si intende da un libro, è anche un libro di assoluto, diciamo, realismo, legato cioè alla vicenda di un uomo che non va giudicato, ma che va accompagnato, che il lettore può accompagnare egli stesso e che lo scrittore ci fa vedere per quello che è, non per quello che vorrebbe che fosse o altro. Questo è un altro pregio del libro, perché non c'è intento né meramente descrittivo del personaggio, né tantomeno esclusivamente legato a recessi, diciamo, di altra natura. Quindi anche questo, senza svelare nulla, come giustamente ci ha detto e ci ha ammonito correttamente Nino Aquila, stasera il libro è assolutamente, diciamo, godibile anche da questo punto di vista. Ha detto bene, e concludo anch'io, Nino Aquila, che è un libro che si legge con grande diletto, cioè è un libro di una scrittura finalmente chiara, non lacerata da falsi avanguardismi, da sperimentalismi, è una scrittura in cui, senza essere passatista, cioè riproducendo nenie neoclassiciste che non c'entrano niente, tuttavia, e quindi essendo pienamente rispondente ai criteri del nostro linguaggio e quindi della nostra quotidianità, tuttavia è un libro senza tempo, cioè ha una sua dimensione che non vuole rifare né la scrittura né il mondo, ma che nel mondo e nella scrittura vive pienamente. Ecco, questo mi sembra il dato che anche attraverso le recensioni che abbiamo letto, anche attraverso gli interventi di queste due presentazioni, anche attraverso quello che ha detto, oltre che Francesca Luzio, Giuseppe Bagnasco in occasione della presentazione di Bagheria, ecco, mi sembrano gli elementi fondamentali di uno scrittore che abbiamo già tutti detto assolutamente autentico. Anch'io sono d'accordo sulla non comparabilità con altri autori. Il caso Bufalini, accennato dal settimanale di Bagheria, è legato, diciamo, all'età, diciamo, anagrafica dello scrittore che comincia e sceglie di come dire, sciacquare i propri panni pubblicamente, quelli della scrittura, a una non giovanissima età. Ma è soltanto questo. Tra l'altro, la scrittura di Bufalini è molto diversa, è molto più barocca e ha, diciamo, da par suo, per carità, un altro tipo di impostazione. Certamente le parentele in letteratura però esistono. Non è che un autore, come qualunque autore, ma questo vale per i pittori, questo vale per i musicisti, vive fuori dal tempo. Tutti gli autori sono debitori di letture, di formazione, e naturalmente questo vale anche per
il nostro Alessi. Ma la qualità appunto è questa trasparenza, questa cristallina scrittura, questo prendere il lettore per mano, anche per quel lettore, come diceva Aquila, diciamo un po' a mo' di esempio, che all'inizio, per ragioni anche legate all'alcolismo eccetera, magari dice ma che cosa sto leggendo, invece poi alla fine lo prende totalmente in questa atmosfera e in questa dimensione. Ecco, questo è uno dei tanti pregi. Naturalmente abbiamo detto, ripetiamo, che il libro va letto, e probabilmente io penso che dopo queste presentazioni, dopo questi interventi, ce ne saranno altri, e sono convinto che anche voi magari a fine libro direte all'autore e ci direte che c'è un'altra chiave. Ma questo è il bello della letteratura, questo è il bello della scrittura autentica, è quella che non passa poi secondo criteri di mode e di effetti speciali. Quando gli autori poi spesso, diciamo la verità, sono prodotti di laboratorio, sono prodotti di editing, sono prodotti in batteria, costruiti dall'industria editoriale, costruiti esclusivamente dall'industria editoriale. Questo, diciamocelo francamente, la nostra battaglia, la battaglia che abbiamo fatto da tanti anni, adesso a fine anno cominceremo anche le celebrazioni di 40 anni di Thule, che oggi è fondazione, e che naturalmente hanno una storia lunga di autori, anche specialmente nei primi anni, di opere prime, come in questo caso. Cioè di autori che però hanno sviluppato in pieno quello che in fondo è l'iter, direi, esistenziale, etico, di rapporto con la scrittura, come è avvenuto per Alessi. C'è un rapporto etico, di autenticità, di verità, perché nella scrittura c'è verità, il resto è artificio. Io credo che questo libro rappresenti anche, direi, non solo la sua passione, perché è chiaro che c'è anche la sua passione, gli scacchi eccetera, ma c'è soprattutto questa riflessione sul tempo e sull'uomo che lo ha coinvolto in tanti anni di vita, e che diventa anche emblematico per quel proseguo di scrittura creativa che auguriamo bella e naturalmente rigogliosa, come la bella premessa, ma che non è non solo una promessa, ma è già una realizzazione concreta di qualità, questo libro ci ha consegnato. Quindi grazie a Giuseppe Alessi. Vuoi parlare tu e poi conclude. Io ringrazio il dottor Nino Aquila e l'editore Tommaso Romano, la provincia che così gentilmente ci ha accolto in questa bella sala, voi tutti che avete anche accolto l'invito, e vi ringrazio. E che cosa posso dire? Effettivamente è difficile aggiungere qualcosa dopo quello che già così diciamo in larga misura e con molta sottigliezza ha detto il dottore Aquila e Tommaso Romano, professore Romano. Vorrei però ora prendere spunto proprio da quello che ha detto il dottore Aquila. Che cosa ha detto il dottore Aquila? Io non ho giocato a scacchi perché non ho avuto un maestro, e questo può anche capitare, ma si può anche essere autodidatti, ma non ha importanza. Detto, io non ho giocato a scacchi perché non ho l'indole dello scacchista, no? Cioè non sono violento, perché il gioco degli scacchi è un gioco violento. Questo lo diceva Gasparo. Steinitz, altro campione del mondo, che ha sostituito, ha creato meglio il gioco scientifico dagli scacchi, superando quello romantico. Che cosa diceva Steinitz? Il gioco degli scacchi non è per animi paviti. Ma è proprio così. Gli scacchi sono la metafora della vita. Ma il dottor Aquila che cosa ci ha detto? Io non ho giocato a scacchi, forse perché non ha l'indole dello scacchista, eccetera. Però si è confrontato nella vita e su diversi fronti, ed è riuscito, insomma, ha imposto, diciamo,
sofisticatamente le sue strategie nella vita. Quindi il coraggio come si manifesta? In tanti modi, non soltanto nelle... Perché se gli scacchi sono la metafora della vita, la vita però segue una sua scacchiera che poi viene riprodotta così metaforicamente negli scacchi. Infatti Platone ci potrebbe illuminare sotto questo aspetto. Nel Sofista Platone diceva che l'essere è una possibilità. L'essere si manifesta con la possibilità. Allora, qualcuno potrebbe dire, io voglio, io posso. No, le possibilità che offrono gli scacchi sono immensi. E è stato calcolato un numero così enorme, non so, 10 elevato alla 113esima potenza, insomma, impressionante. Un supercalcolatore che macinasse milioni e milioni di combinazioni in un secondo impiegherebbe più di un secolo a poter risolvere tutte le combinazioni previste. Quindi noi ci realizziamo e ci manifestiamo attraverso la nostra possibilità, ma le possibilità non sono infinite. Noi altrimenti cadremmo in un delirio di onnipotenza. Ci dobbiamo limitare, perché la vita ci dà pregi, difetti, attitudini, eccetera, ma si limita a un certo momento e ci limita. Infatti, continua Platone nell'Ippia Maggiore dicendo: questo è il nostro destino, essere come possiamo, non come vogliamo. Stessa cosa si realizza nel gioco degli scacchi. E vediamo in fondo, cioè, fino in fondo, che cosa significa metafora della vita. Nel gioco degli scacchi bisogna anche avere una certa, come dire, bisogna essere cauti e audaci. E bisogna anche capire quando è il momento, a un certo momento, di limitarsi, accettare di pareggiare una partita quando vediamo che non possiamo andare oltre certi limiti. E quando dobbiamo subire, pazienza, dobbiamo subire lo scacco matto facendo tesoro del fallimento, perché nella vita noi acquisiamo conoscenza più dai fallimenti che dal successo. E Domenico Balmonte, sotto un certo aspetto, oltre a giocare sulla scacchiera, ha giocato anche sulla scacchiera della vita, sfoderando le sue possibilità, il suo carattere. Lui ha due grandi demoni, il demone dell'alcol e il demone degli scacchi. Riesce a superare il demone dell'alcol, questo grazie alla pittura, grazie alla sezione artistica degli scacchi, la cosiddetta rosa del cavallo, che sono dei disegni raffinati, arabescati, che il cavallo può fare muovendosi da una casella all'altra e ritornando indietro e riprendendo dall'altro verso. E questa è chiamata la rosa del cavallo. E Domenico Balmonte, il protagonista, ne fa la sua pittura e riesce così a disancorare la mente dall'alcol, perché è tutto nella nostra mente, come negli scacchi. Se si riesce a disancorare la mente, si trova una via di fuga.
Si riesce quindi attraverso questa sezione artistica degli scacchi, ci riesce con il suo carattere, ci riesce soprattutto grazie all'amicizia di Saro e Teresa, che sono due persone, potremmo dire, non rustiche, perché hanno una loro finezza, sono persone che vivono nella natura e hanno la forza della natura. Quindi tutto questo che cosa ci porta a dire? Che gli scacchi sono effettivamente una metafora della vita. Se noi sbagliamo sulla scacchiera, noi saremo puniti. Se noi sbagliamo nella vita, noi avremo le nostre delusioni. Sono due cose che vanno esattamente nello stesso modo. E dobbiamo sempre essere coscienti, come diceva Platone, delle nostre possibilità e quindi evidentemente dei nostri limiti. Il grande campione Steinitz, per esempio, che diceva il gioco degli scacchi non è per uomini pavidi, era caduto in una sorta di delirio di onnipotenza. A un certo momento sfidò Dio, il padre. Lo sfidò e gli dava come vantaggio i pezzi bianchi e un pedone. È morto in una clinica psichiatrica davanti alla scacchiera, cercando di trovare quella mossa assoluta imbattibile, perché la mossa assoluta imbattibile è come cercare Dio, l'assoluto. Bene, questo che cosa ha provocato? Steinitz è morto, insomma, è demente. Gli scacchi presentano i loro pezzi ordinati e siamo noi a crearci la nostra smazzata, che se è valida ci premia, se non è valida ci castiga, semplicemente. E quindi è questo il fascino degli scacchi, perché non esiste il caso. Nessun giocatore di scacchi si può lamentare di avere perduto la partita perché è sfortunato. No signore, l'ha perduto perché ha sbagliato. Ecco, quindi c'è un rigore che riflette il rigore della vita, che ci premia o ci castiga. Io non so se sono riuscito a cogliere questo aspetto della metamorfosi e degli scacchi e della vita, che sono, guardate, sono, diciamo, delle scacchiere parallele. Faccio un esempio di scacchiera parallela riguardo esclusivamente gli scacchi. Quando voi seguite una partita a scacchi riportata sul libro, dovete usare due scacchiere. Nella prima riportate le mosse principali che hanno fatto i giocatori. Quando poi si apre una variante, come tante varianti si aprono nella vita, c'è una situazione, ma intanto c'è un'altra variante di altra situazione parallela. E allora dovete portare nella seconda scacchiera la variante che propone il libro, dicendo non va bene questa variante perché eccetera eccetera. Dopo che vi siete resi conto perché quella variante non va bene, ritornate sulla prima scacchiera e rimettete i posti della seconda nella prima e continuate così. Tanto per dare un'idea, insomma, di quello che è la vita, gli scacchi, le scacchiere della vita, degli scacchi, variante che coglie tutto, sia e abbraccia tutto, sia negli scacchi che nella vita. Come dicevo, io non so se, scusate, io sento un po' di caldo, c'è caldo. Comunque, ho concluso, volevo dire, non so se sono riuscito a cogliere in pieno questa
come dire, questa metafora della vita vista attraverso gli scacchi. Non lo so, ci ho tentato. Comunque, deciderete. Bene, ci avviamo alla conclusione ringraziando molto Giuseppe Alessi anche per questo. Volevo dire una cosa. Ho finito di leggere questo libro ieri sera, così ho piantato tutti e sono venuto qua. L'ho voluto, volutamente ho letto questo libro in 4 giorni, perché avrei potuto benissimo leggerlo tutto d'un fiato, perché l'argomento era affascinante, ma volutamente ho voluto spezzettarlo, così come fa un ragazzo che ha un dolce e lo vuole prendere a poco per gustarlo meglio. È bellissimo, un italiano meraviglioso, e pochi autori ti stanno. Grazie per aver ribadito anche quello che abbiamo detto, ma è importante questa sottolineatura di un, diciamo, lettore di qualità. Ecco, dicevo che concludiamo questo incontro, poi naturalmente brinderemo con l'autore, ma con l'altra faccia di questa, diciamo così, operazione volume, che è un diciamo, aspetto etico importante, perché diciamo stasera, come ci dirà Gabriella, il libro assume anche un'altra dimensione, che è quella appunto legata alla, diciamo, alla solidarietà. Ecco, Gabriella, ci illustri anche questo aspetto. Praticamente in questo intervento, in questo mio intervento, rappresento il professore Salvatore San Martino, professore d'università che penso molti di voi conoscono. Praticamente il professore San Martino, come voi penso sappiate, ha avuto un grande dramma in famiglia, perché ha perduto l'unica figlia, 18enne, con una leucemia fulminante. E dopo di questo ha fatto una fondazione a nome della figlia Maria Teresa, che peraltro era una ragazza piena di vita, piena, insomma, tutto si poteva immaginare tranne che dovesse succedere. Io ho molta stima per il professore San Martino, per la moglie, che si cooperano molto per questa fondazione. Ho avuto piacere di evolvere gli eventuali incassi a favore di suo, insomma, di questa fondazione. Grazie. Allora, un motivo in più appunto per sostenere il libro. Grazie a voi tutti, grazie anche naturalmente al Presidente del Consiglio provinciale che ci ha dato questa bella sede, grazie a Nino Aquila, all'autore, a voi tutti, e direi anche, mi scuso per chi è rimasto in piedi, vedo anche in corridoio, ma insomma vuol dire che il successo del libro merita questo pubblico. Grazie a tutti.